Ciao a tutti ragazzi, oggi prima di iniziare col tutorial vorrei lasciare qui ancora una volta il canale e il sito di Sara Bussareps, dalla quale ho comprato un'altra nuova maglia che ve la lascio qui. Quindi iscrivetevi al suo canale, se dovete comprare, comprate abbigliamento da lei perché è davvero di una qualità fantastica. Iniziamo col tutorial. Il tutorial in questione di oggi è lo Shape Shifter, che è questo bellissimo color change qua, che è il mio color change preferito. Come si esegue? Innanzitutto facciamo scegliere una carta al nostro spettatore, una carta qualunque, la controlliamo in cima, in questo caso il 3 di fiori, la controlliamo in cima e possiamo usare la scusa. Secondo me la tua carta è questa. Ovviamente non è la carta scelta, in questo caso abbiamo l'asso di fiori. Noi però dobbiamo trasformare l'asso di fiori nella carta scelta dello spettatore. Come si esegue? Innanzitutto spostiamo la prima carta e prendiamo una separazione col mignolo. Posizioniamo l'asso di fiori in cima. Non è questa, vero, la tua carta? No. Pinziamo la doppia carta, quindi il 3 di fiori davanti, dietro e l'asso di fiori davanti, e eseguiamo uno schiocco. Pinziamo la carta tra le due carte, tra pollice e medio della mano destra o sinistra, ovviamente per i mancini. E cosa facciamo? Facciamo uno schiocco, così, tra pollice e medio della mano sinistra, che incurvano le due carte indietro e la mano destra porterà le due carte in avanti in modo tale da farle girare. Quello che dovrà succedere è questo, così, solamente senza ovviamente usare l'indice. La posizione delle dita rimane invariata, però possiamo vedere che gli angoli si spostano, quindi magari se facciamo una cosa fatta veloce, ovvero così, quindi asso di fiori, doppia carta, pollice medio, oppa, lasciamo cadere e la carta è cambiata. Andiamo a rivedere. Abbiamo la doppia carta, quindi il pollice e medio che tengono le due carte dietro. Incurviamo con la mano, con il pollice medio della mano destra, e quindi teniamo la doppia carta in rilievo verso fuori. Dopodiché, pollice e medio dell'altra mano incurvano le due carte in giù e la mano destra porta tutto quanto su. Quindi quello che succederà sarà questo. Ovviamente, fatto lento è questo. Così. Andiamo a rivedere un'altra volta. Carta non dello spettatore, break, prendiamo la separazione, portiamo sopra, spostiamo due carte come una, pollice medio, appoggiamo, possiamo anche tenere il mazzo in mano che c'è anche più comodo, pollice medio portano giù, la mano destra fa schioccare la carta che girerà e si trasformerà nella carta scelta. Così, dopodiché lasciamo cadere tutto e spostiamo soltanto la prima carta e facciamo vedere che la carta si è trasformata. Un'altra variante molto carina che uso molto spesso è questa, quindi spostiamo due carte come una, prendiamo, appoggiamo sopra, facciamo lo shape shifter e facciamo vedere che la carta si è trasformata. Dopodiché le appoggiamo tutte e tre, prendiamo una separazione sopra le due, giriamo due come una, schiocchiamo e si trasforma ancora una volta. Fatto veloce è questo, quindi 5 di quadri si trasforma nel 2, il 2 che si trasforma nel 4. Andiamo a vedere un'ultima volta, carta, break, portiamo sopra, portiamo via due come uno, pollice e medio girano, fanno girare la carta, lasciamo cadere le due, prendiamo una, facciamo un taglio ad una mano per mascherare il tutto. Spero che il tutorial vi sia stato utile, quindi se vi è stato utile lasciatelo un commento con una prossima fioritura, un prossimo tutorial che volete. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi, siete davvero magici, grazie mille a tutti quanti, un bacione e mettete mi piace a questo video.